Oggi siamo qui per farvi benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo insieme. Ma che sto dicendo? Perché non riesco a fare più l'intro? Benvenuti in un nuovo video. Oggi vi farò vedere i prodotti finiti. Cioè, ragazzi, non so perché. I prodotti finiti, quindi questo è il video. No, vabbè, questa la metto sta parte, ve lo giuro, perché è una cosa assurda. Benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo insieme il video dei prodotti finiti. Non so perché mi suona strano, dei prodotti finiti. La prima parte, cioè sto registrando questa intro perché il video ufficiale c'è gli altri prodotti. Quando ho iniziato a farvi vedere i prodotti, fortunatamente non si vedeva sfocato. La prima clip invece, quando parlavo della presentazione del video, tutta sfocata, non si capiva niente. Quindi vabbè raga, l'intro ve l'ho fatta e io vi lascio al video. La prima cosa che vedo è lei della Pro Nutrition, una crema proteica zero zuccheri, limone zero. Cioè raga, questa crema è spettacolare. Io di questo marchio ho provato cioccolato bianco e limone e pistacchio. Mamma mia raga, che profumo. Super morbida, anche gli ingredienti sono buoni e anche i valori nutrizionali. Io sinceramente ve la consiglio, la trovate sul sito di Your Supplement. Infatti adesso vabbè, ho tante altre creme che sto provando, burri. Mi raccomando, seguitemi su Instagram perché molto spesso arrivano prima le recensioni là, perché comunque tutti i giorni proviamo, facciamo, quindi molto spesso vi lascio anche dei sondaggi che voi scegliete e io poi provo, quindi mi raccomando andatemi a seguire. Quindi questa crema super promossa, sapete che per qualsiasi ordine su All Supplement avete il mio codice sconto, ma aprite sempre l'info box. Ho finito un bel po' di pasta, allora questa qui, Tremolini farfalla integrale, sinceramente sono molto buone, a me la pasta delle Tremolini mi piace, non è niente male, si sente un po' troppo integrale, si sente troppo l'integrale, però devo dire la verità che niente male, cioè rispetto tipo a questa qui della misura, io tra le due preferisco questa, oppure quella lì che per me è il top del top, è quella lì Barilla. Io adoro la pasta della Barilla, anche quella integrale è molto buona. Comunque però io trovai in offerta, non ricordo se era al Deco, non ricordo, comunque questa pasta della misura che sono i tortiglioni, raga buonissima, veramente molto buona. Eccola qua, se la trovate io ve la straconsiglio, prendetela, perché anche la cottura buona, no? Mi ha sorpreso. E infatti, ritornando alla mia amatissima Barilla, riacquisterò sicuramente queste penne di lenticchie rosse. Non so tipo se c'è la Barilla ha fatto tipo la pasta con un altro tipo di legumi, non lo so, tipo con i ceci. Non saprei, sincera, perché ho visto questa. È vero che costava un po', non ricordo il prezzo, se 2,50 euro, o sto dicendo una grande stronzata, può essere pure, però mi ricordo che mia mamma fece vicino a me, oh mio Dio, questa pasta costa un botto, quindi sicuro non stava un euro. Comunque devo dire la verità che è molto molto buona, questa l'abbiamo provata anche insieme, quindi vabbè. Vi do pure i valori, cioè per 100 grammi ha 25 grammi di proteine, carboidrati 47, grassi 2,4. Questa mi salvava la vita quando non sapevo che fonte proteica mangiare, quindi facevo 100 grammi di questa che mi apportava 25 grammi di proteine e poi tipo ci mettevo dentro o tipo il sughetto oppure con i fiocchi di latte o ho fatto la combo pure questa con i broccoletti e i fiocchi di latte, mamma mia ragazzi. Adoro, perché comunque c'è, si sa, le mie fonti proteiche che io prediligo sono sempre petto di pollo, ma che è oggi petto di pollo, carne, quindi cerco quando non mi va, ovviamente i fiocchi di latte non hanno le stesse proteine del petto di pollo, quindi quando volevo un apporto proteico in più ma non mi andava di mangiare il petto di pollo, mi salvavano la vita. Poi un altro pacco di pasta, io amo la pasta fresca, questa qui sempre Tremolini che la trovate all'Eurospin, è una pasta fresca integrale, raga buonissima, io poi comunque sono 500 grammi e la pasta fresca pesa anche molto di più, io ho notato questa cosa, quindi di solito io sempre 100 grammi e pesa di più, però la porzione è piccolina rispetto tipo ai tortiglioni della Barilla, queste cose qua.
Quindi io ci metto un po' di più a consumarla e a smaltirla, perché poi sono anche solo io. Poi non mi va di mangiare sempre pasta tutti i giorni, quindi a parte che prediligo tantissimo il couscous, però raga, vi posso dire tutta questa storia per dirvi cosa, che anche una settimana in frigo non si fa niente. Ovviamente non un mese aperta, però veramente non si fa niente, fidatevi, rimane sempre uguale. Poi ho finito queste piedine, no, non so più niente, il wrappo della Daily Life. Questa qui la trovate sempre su All Supplement. Ragazze, sono buonissime, veramente molto buone, e anche il prezzo ottimo. Allora, per 100 grammi hanno, no scusatemi, per tortilla che è 70 grammi hanno 6 grammi di grassi, 21 di pro, no, 21 di carbo e 15 grammi di proteine, quasi 16. Ok, grassi un po' più alti rispetto a, rispetto proprio se la vogliamo confrontare con la Piarima. Però vabbè, devo dire la verità che per cambiare un po' dalla classica Piarima, oppure proprio per variare un po', ci sta tantissimo. Poi è super morbida, mi piace. Poi ho finito, cioè ho provato questo qui che è il Fae, riso latte alla vaniglia. Mamma mia raga, mia sorella è innamorata, ha fatto, mo che finirà tutta questa storia, che ritorneremo alla nostra libertà, alla nostra normalità, speriamo quando più presto, ma speriamo che finisce tutto veramente, questo sarà solo un ricordo, che secondo me questa situazione ci servirà molto, molto, proprio, proprio per apprezzare le piccole cose. Comunque, mia sorella ha detto, quando ritorneremo di nuovo al centro commerciale, andremo all'Ocean, dobbiamo prenderli, perché io li trovo solo lì. Cioè raga, buonissimo, questo qua riso latte alla vaniglia lo dovete prendere se amate la panna cotta. Ci sono proprio pezzi tipo di riso morbido, raga, fenomenale veramente. Poi un altro mio amicone, che anche questo dovevo prenderlo e mi sono completamente dimenticata, però vabbè, ho dato la priorità a prendere altro sul sito l'ultima volta che ho fatto l'ordine, tipo ai burri e alle farine. Come mai mi sono dimenticata del preparatore per i pancake? Cioè raga, questo io lo amo, non in questo periodo, perché comunque in questo periodo si ha tempo di fare il pancake con l'albume, chi è che non ha tempo in questo periodo, parliamoci chiaro. Però questo qui è comodo, specialmente quando la scuola oppure chi va la mattina al lavoro e non ha tempo per prepararsi la colazione, però vuole comunque fare una bella colazione. Mettete un po' di preparato per il pancake, un po' di latte, un po' di acqua, mischiate e fate subito il pancake e poi viene super soffice. Io ho amato questo gusto, lo trovate sempre su All Supplement, gusto bonbon, approvatissimo, infatti lo riprenderò. Poi ho finito un po' di barrette, cioè vediamo cosa c'è qua. E sanno che ho messo all'interno queste barrette che comunque io vi ho fatto già il video, ma vabbè, ve ne parlo molto velocemente, che poi raga, di tutte le barrette trovate i video, perché ultimamente sto facendo i video e li state amando, anche io li sto amando. Ed è questa barretta qui della Crunch Warrior, gusto dark chocolate peanut butter. Non era niente male, anche questa sul supplement. Vado veloce perché ormai, vabbè, le conoscete. Snickers peanut butter, molto buono, ci sono proprio i pezzi di burro d'arachidi, cioè proprio di i pezzi di arachidi. Battle Bites, gusto torta di compleanno, buonissima, io le adoro queste perché sono divise in due. Mamma mia raga, protein snack della Self, mamma mia raga, questa è buonissima, ha limone. Sembra proprio un torroncino, io le adoro queste barrette. Questo l'ho amato, sembrava un Loacker, che è il Bisco Zero della Wii Sport. Mamma mia raga, cioccolato e cocco, adoro. Questa è stata la vita mia, che infatti nel prossimo ordine non c'era quando l'ho fatto, farò scorta, ed è il Mars Salted Caramel. Raga, questo Mars rispetto alla versione che c'è sul sito, non prendete quella ma prendete questa versione qui, è molto, cioè non è, è proprio uguale al Mars originale. Vabbè, poi raga, c'è l'ultimo video che c'è sul canale, che è la barretta proteica fragole e cacco, che sapete che mi è piaciuta molto. Poi quest'altra qui, sempre Battle Bites, gusto Red Velvet, buonissima. Vi rimando ai video perché li trovate le foto, proprio tutto, tutto, tutto. Questa è giusto una rinfrescata dei video della Granade gusto Blueberry Muffin, questa barretta. Le altre due ancora non le smaltisco. Chi ha visto il video sa perché, ma le devo smaltire. Comunque raga, questa è stata la mia preferita da tutti e tre i gusti che sono usciti. E poi vabbè, non poteva mancare questa qui alla vaniglia, sempre della Lidl, molto buona. C'è sempre il video però per vedere proprio tutto.
Ok, adesso possiamo andare tranquilli. Allora, della Damiano, sapete che io della Damiano stra-amo il burro di anacardi. Cioè, raga, sembra proprio di mangiare anacardi proprio dalla bustina. Però io ho provato questa crema di mandorle sgusciate e non vi consiglio di prenderla crema di mandorle sgusciate perché non è tanto buona. Cioè, nel senso, si sente tipo... proprio, non proprio la mandorla liscia, infatti io ho sbagliato a prendere, però io non ve lo consiglio perché sente proprio la buccia, quindi quell'aspro, quella no. Sinceramente non mi è piaciuta per me. È un bocciato perché non mi piace quella categoria di burri, però vi consiglio di prendere o quella lì o pelata, non lo so, prendete quella pelata ma non quella sgusciata. Poi, fruio alla banana, madonna raga, sembra proprio il fruttolo, adoro. E a miele, devo dire la verità, buono... ma niente di che, io concordo con la ragazza che mi ha detto miele non è niente di che, io vero, concordo anche io. Vabbè, io vabbè, finisco sempre multivitaminico, omega 3, che anche questi sul supplement li rivende. Questi sono i multivitaminici, cioè il multivitaminico di Prozis, lo prende anche mia sorella. Poi ho finito la creatina. Io sinceramente mi trovo molto bene con la creatina di Prozis, questa è Creapure, una cosa del genere. Comunque è 300 grammi gusto arancia. Eccola qui, ve la faccio vedere. Io prima ho preso anche quella lì proprio zero, tutta nera, molto buona. Io sinceramente mi trovo bene, quindi ho preso gusto arancia. E adesso sto provando limone, molto buono. Poi come ultimo, non è vero, sono altre cose sotto. Che macello sto facendo qua a terra. Ho finito, ma c'è il misurino dentro, sì. Ho finito di bulk powders. Sapete che io amo le proteine. E queste sono quelle lì isolate, gusto cookies, cioccolato e biscotto. Della verità buono come gusto. Allora, molti mi avete detto, io non mi trovo con le proteine di bulk perché sono molto dolci. Raga, è a gusto, poi dipende anche come le prendete o quante ce ne mettete. Io sinceramente faccio sempre 300 ml di latte o 250 ml di latte perché a me non piace prendere le proteine con l'acqua. Allora, se mi capita che io sto per strada, quindi non ritorno a casa, posto allenamento, allora vabbè, le prendo con l'acqua. Però sinceramente per il momento non è mai successa questa esigenza di portarle con me. E quindi io le sto a casa quando le prendo e le prendo con il latte. E sinceramente non ho notato questa cosa, perché forse a me questi dolci mi piacciono, non lo so. Però devo dire la verità che tra tutte quelle che ho provato, a occhi chiusi proprio, vi dico che per me proprio la più buona è pesca e crema. Pesca e crema, se fate uno shaker con il latte, io lo adoravo in estate, perché ce l'ho avuto nel periodo dell'estate. Quando ritornavo che la sera facevo tanti passi, camminavo tanto nella giornata, bruciavo tanto, la sera come pre-nanna mi facevo lo shaker di proteine con pesca e crema, con l'aggiunta dei cereali tipo a cacao. Mamma mia raga, era una combo assurda. Sto amando questi altri budini che li trovate sempre sul supplement del Herman. Questo è caffè colombiano. Era buonissimo, troppo buono. Io li amo questi budini qua. Hanno 20 grammi di proteine per barattolino macros. Fenomenali, io li straamo. L'unico che mi manca da provare è caramello e vaniglia, però ce li ho nel frigorifero. Poi ho finito questi fiocchi di latte, ma è strano che non ho anche quelli altri là. Allora, vi do proprio la recensione così, io. Allora, questa qua dell'Exquisia Fit Line, fiocchi di latte freschi, fiocchi di latte freschi con yogurt, buono. Però sinceramente preferisco quelli lì che hanno la confezione, quelli là senza lattosio. Io non sono allergica al lattosio, però raga, io li preferisco di più a questi qua, non so perché. Come valori super giustiamo lì, ma a gusto proprio, preferisco più quelli perché sono più delicati rispetto a questi. Poi ho provato della Lidl, quelli là senza lattosio, sempre arancioni, il packaging arancioni fuori, non mi scendevano tanto, non lo so raga, non mi piacevano. E poi vabbè, quando vado all'Eurospin prendo sempre queste fettine di formaggio fuso light che servono sempre. Le ho utilizzate spesso quando prima uscivo, ritornavo la sera, camminavo tanto, facevo tipo un salto in bocca o dei toast con
affettato di tacchino a petto di pollo con o la sottiletta light o queste fettine di formaggio fuso light. Sono buone, raga, pure i valori non sono male. Cioè, pensate che per 25 grammi hanno 40, quindi una fettina, hanno 45 calorie, 2 grammi di grassi, 4 grammi di proteine e 2 grammi di carboidrati. Quindi, raga, come valori non fanno neanche tanto schifetto. E niente, raga, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Secondo me è venuto anche abbastanza lungo, non pensavo. E quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!